Come sta andando l'attività di Bandiera Gialla? Bandiera Gialla è cresciuta in maniera molto importante negli ultimi anni, in maniera proprio direi progressiva. È nata agli inizi del 2016, dopo le nostre esperienze fatte per oltre 15 anni con la precedente associazione che dirigevo sempre io, i ruggenti anni 60. Le parole dicono tutto, Bandiera Gialla è nata perché ci ispiriamo alla mitica canzone di Gianni Pettenati, Bandiera Gialla, da tutti conosciuta e che è il nostro inno quando facciamo qualsiasi tipo di evento. È nata sulla musica, sul divertimento. Per tanti anni abbiamo fatto questo tipo di attività. Dal 2016, quando sono andato in pensione e ci siamo messi d'accordo con tutti questi grandi amici pensionati della nostra età che dedicano il loro tempo a chi ne ha di bisogno, abbiamo fatto partire sicuramente il divertimento, che purtroppo da un anno a questa parte non c'è più. Speriamo di poterlo far ripartire quanto prima, perché c'è tanta attesa su questo, tra le altre cose. Questi eventi musicali ci hanno permesso di acquisire degli introiti che noi li abbiamo sempre devoluti in beneficenza, prima in Africa, perché una delle nostre organizzazioni principali è Rovigo for Africa. 10 edizioni abbiamo fatto e abbiamo investito in Africa tanti denari, con pozzi d'acqua, con il mantenimento di medici in vari ospedali africani, e che continuiamo a fare. Ma da 3-4 anni a questa parte, va bene, abbiamo iniziato a dare le nostre attenzioni alla città e al territorio, e quindi investendo tutte le risorse scaturenti da queste attività musicali nella nostra città e a chi ne ha di bisogno. I numeri lo stanno a dimostrare. Eravamo partiti con 150 soci e progressivamente in questi 5 anni siamo arrivati, questo è un orgoglio, a fine del 2020 a 1325 soci. In questi 2 mesi di inizio del 2021 abbiamo raggiunto la cifra di 1600 iscritti. Siamo a 1598 per l'esattezza, quindi con 2 nuovi iscritti arriviamo ai 1600. Ci tengo a dire, ero orgoglioso che con la tessera numero 1500 l'aveva presa e l'abbiamo data a Matteo Ferro, il capitano della Rugby Rovigo, come simbolo della nostra anche amicizia e collaborazione. Ci tenevamo a darla a Matteo, il quale in maniera entusiasta l'ha avuta, e quindi questo ci ha riempito di orgoglio. Adesso ne abbiamo fatti in 15 giorni altri 100, speriamo di continuare, perché sapete che alla base di quello che facciamo ci sono le tessere dei nostri soci, costano 10 euro, quindi è presto e fatto. 1600 in cassa, abbiamo incassato 16.000 euro, che sono quelli che ci permettono di acquistare tutti questi beni alimentari che noi li doniamo a chi ne ha di bisogno. Grazie.